Ragazzi, i numeri parlano chiaro, eh? L'82% di voi mi ha chiesto di venire qui a fare un video sulla burger di Messi. Io queste cose su Instagram le faccio sempre, magari seguitemi se volete interagire con noi e mi volete suggerire qualche video. Allora, dove sto oggi? Sto all'Hard Rock Café di Roma. L'Hard Rock Café, la catena di ristoranti e hamburgerie famosa in tutto il mondo, la dovreste conoscere. Se non la conoscete, andate su Google, ok? O altrimenti vi meritate l'hamburger di tofu. Perché sto qua? Perché sono venuto ad assaggiare l'hamburger di Messi. Allora, quando si parla di hamburger io mi sento chiamato in causa per due motivi. Uno, a me gli hamburger piacciono da morire. E due, perché non so se lo sapete, ma Bracemi ancora c'ha una linea di hamburger. Noi abbiamo i nostri hamburger, no? Carne italiana che pascola beatamente in Maremma. Ci ho fatto qualche video e l'ho fatto con gli hamburger di Bracemi ancora. E colgo l'occasione per presentarvi il nuovo packaging. Così abbiamo ridotto tipo del 40% la carta. Non sto qui sempre ad annoiarvi con gli hamburger di Bracemi ancora, ma ci sono, esistono, li trovate a Coop, Conad, in vari supermercati. Torniamo però al motivo per cui sto qui oggi: l'hamburger di Messi. Quindi l'82% di voi mi ha detto: sì Michele, vai all'Hard Rock Café e raccontaci l'hamburger di Messi. L'Hard Rock Café è una catena di ristoranti che dovreste conoscere, comunque sono presenti in 59 paesi con oltre 190 ristoranti, quindi è un brand mondiale. Allora, che ha fatto Hard Rock Café? Si è messa d'accordo con Messi, pluripallone d'oro, per fare insieme un hamburger. Un hamburger, secondo diciamo quello che ci dice Hard Rock Café, gli ingredienti la scelti Messi, e ci sta pure. Ora, perché Hard Rock Café ha chiesto a Messi di firmare un loro hamburger? Semplicemente per festeggiare il 50° anno di attività di Hard Rock Café. Primo punto vendita, pensate, a Londra, e poi si sono espansi in tutto il mondo. Comunque, quando vi mettete seduti vi viene subito offerto in tutti i modi, cioè vi invitano proprio ad assaggiare lo sto hamburger. Trovate questo dépliant, eccolo qui, dove vi ripropongono l'hamburger smontato pezzo per pezzo, e viene voglia di ordinarlo, perché tra l'altro poi costa 11,75 euro, esclusa la bibita. Ci può stare, è un prezzo assolutamente ragionevole. Allora, noi ne volevamo due, volevamo uno super completo con l'uovo e le patatine, e un altro senza uovo e senza patatine. Visto che parliamo di numeri, vediamo quanto ragazzi impiegano a portarci due hamburger. È sabato ed è preso discretamente d'assalto da una marea di turisti, ovviamente. Una considerazione: all'Hard Rock Café, per esempio, non troverete mai un romano, è pieno di turisti, ma è proprio la filosofia dell'Hard Rock Café. Io un sacco di volte, andando in giro per il mondo, sono andato all'Hard Rock Café per comprarmi la maglietta, il gadget, perché alla fine l'Hard Rock Café è famoso per quello. Entri dentro e respiri, diciamo, questo clima da musica rock. Lo sapete, qua ci stanno tipo i cimeli di Bruce Springsteen, Michael Jackson, Freddie Mercury, Madonna, ed è bello assaporare questo clima molto internazionale. Terzo minuto, e al terzo minuto mi è venuta sta riflessione da fare con voi: ma secondo voi, a convenienza, Messi, che è plurimiliardario, secondo alcune fonti il suo patrimonio va dai 400 ai 700 milioni di euro, a convenienza a mettere la propria faccia accanto a un hamburger? Ho fatto sta riflessione e secondo me la risposta è triplamente sì. In primis l'avranno pagato e quindi sarà stato contento di prendersi due sordi. Secondo motivo, lui è argentino, è malato della carne, poi fondamentalmente sì, è un'icona, ma è pur sempre un ragazzo da 34 anni che secondo me gli piacerà addentare l'hamburger e mangiarlo. E terzo, perché secondo me abbinare la propria immagine a un prodotto come l'hamburger significa diventare molto più, significa dare un'immagine di spensieratezza, di libertà, un'immagine molto pop, un'immagine vicina alla gente. L'hamburger, ragazzi, è la quintessenza della libertà. Veniamo da due anni in cui ci hanno dato imposizioni di ogni genere e sorta, e secondo me l'hamburger è un po' il simbolo della libertà, nel senso che tu nell'hamburger ci puoi mettere quello che ti pare, lo puoi mangiare come ti pare, quindi è un inno alla libertà. E secondo me tutto lo staff che ruota intorno a Messi avrà detto: ah Leo, metticela la faccia accanto all'hamburger, perché l'hamburger ti fa diventare ancora più figo, ancora più, diciamo, più vicino alla gente di quanto tu già non lo sia. Oh, quasi 10 minuti. Nel frattempo in 10 minuti saranno entrati altri 25 turisti. Vabbè dai ragazzi, 10 minuti ci sta, insomma. Dopo il 15° minuto comincerei a preoccuparmi, ma secondo me siamo ampiamente nei tempi, dai. 14 minuti. Se va oltre 15 minuti ho sbagliato la previsione.
ti ho scritto questo. Olè, vai, sono arrivati, grazie mille. Allora, è arrivato quello normale da 11,75 e quello da 18,50 euro. Siamo stati nei tempi, è 15 minuti, ok? 15 minuti ci sta assolutamente, tempo fisiologico. Hamburger di Messi Basic, hamburger di Messi con l'uovo e le patate. Ci sono delle differenze, partiamo dal peso. Questo pesa 380 grammi e viene 18,50 euro. Questo pesa 330 grammi e viene 11,75 euro. C'è una bella differenza di prezzo dovuta all'uovo e alle patate. 4 euro per delle patate io le pago tranquillamente, senza problemi, ci sta mangiare 4 euro di patatine all'interno di un contesto del genere. Però vedete la differenza di costo, boom, come sale. E questo è, diciamo, prezzo e peso, prezzo e peso. Adesso, ragazzi, sto hamburger lo dobbiamo smontare, eh? Lo dobbiamo smontare. Quando vi arriva l'hamburger, è carina la composizione, è carino come è stato messo, no? Il pane appoggiato, c'è questo, guardate, lo stuzzicadente, this is my messy burger. E questo è il panino, eccolo qua, il pane, ci sta. Questo è il chorizo, il salamino tipico del Sud America, tipo di quelle parti. Ci sono tre fettine di chorizo, eccole qua. Eh sì, è chorizo. Ricordiamoci che questi ingredienti li ha scelti Leo Messi in persona, o perlomeno così ci dicono. Abbiamo poi lo sfilaccio di cipolla caramellata, eccolo qua. Vedete, una cucchiaiata di cipolla caramellata, eccola. Buona, credibile, una bellissima, cioè, ok, buona, ci sta. E poi gli hamburger. Questi sono hamburger, ragazzi, da 75 grammi. Perché c'è questa pesatura? Perché qui, ragazzi, si ragiona in once e non in grammi. E quindi secondo gli standard che detta Hard Rock Café. Ovviamente l'impostazione è anglofona e quindi si ragiona ad once. In totale ci sono circa 170 grammi di carne in due hamburgerini così piccoli. C'è una fetta di pomodoro, un po' di insalatina e la salsetta. La salsa piccante affumicata. Ragazzi, quando arriva un hamburger, noi su cosa ci dobbiamo focalizzare? Quali sono gli elementi che ci raccontano se un hamburger è buono o meno? Ovviamente il gusto, l'assaggio, sì, ma oltre a questi, come possiamo andare oltre? Secondo me ci sono tre parametri da rispettare. Primo punto è il texture della carne. Prendere l'hamburger, il medaglione di carne, assaggiarlo e non deve avere, quando lo mordiamo, non deve avere né sotto i denti l'effetto segatura né l'effetto wurstel. Ok, quindi deve avere una grana seria, interessante. La seconda cosa, la fragranza dell'interezza del panino. Quando arriva il panino deve essere fragante, accogliente, un po' come una torta quando esce dal forno, cioè mi deve invogliare a dargli un morso subito, e in questo caso assolutamente ci siamo. La terza è il peso. Terzo elemento è il peso. Secondo me, io adoro gli hamburger che pesano sui 200 grammi. Qui ci avviciniamo, non siamo ai 200 grammi, ci avviciniamo, magari io avrei fatto un piccolo sforzo in più, avrei portato 200 grammi di carne. Assaggiamola questa carne. L'hamburger è buono. A noi non ci hanno chiesto la cottura, ma credo che sia standard la cottura qui. Non si possa scegliere cottura al sangue o cottura media, o perlomeno non ce l'hanno chiesto. Tra l'altro, questa carne, sapete chi la fornisce? La fornisce ad Hard Rock Café Fabio Galli, un gentleman butcher, amico di Braciami Ancora, che ha selezionato per Hard Rock Café questo hamburger. E a me piacerebbe sapere, ragazzi, da Fabio, qualche notiziola, qualche informazione in più sulla natura di questo hamburger. Magari, Fabio, ce la potresti dire. Buongiorno a Michele e buongiorno agli amici di Braciami Ancora. La domanda è: perché sono speciali i miei burger? Perché sembra facile fare un ottimo burger, ma la cosa più complicata e complessa per un macellaio, ne sono fiero, è fare un ottimo burger e farne in quantità. Fondamentale la misura. Gli americani dicono che l'hamburger perfetto è il 4x1, che vuol dire non 4x1,4, ma vuol dire 10 di diametro e cocci per 2,54 di altezza, il che sviluppa le 8 once americane, per noi traduzione 226 grammi. Perché la forma è importante? Perché l'altezza dà la possibilità in cottura di fare la nostra bella crosticina sopra, crosticina sotto e dentro succosità e tartare. Quindi la forma è la prima cosa. La seconda cosa, si parte da un altro presupposto estremamente importante. Ogni taglio dell'animale, selezionato chiaramente dalla linea Sakura, ha un suo gusto.
e un suo gusto e una sua tenerezza. Noi abbiamo studiato un blend di tre tipologie di carne, che adesso non vi darò chiaramente la ricetta esatta per ovvi motivi che tutta Italia e Europa sta capendo come faccio a fare questo super burger, ma all'interno, oltre che carne di super qualità, che è la nostra linea Sakura, che cosa abbiamo? Abbiamo del chuck, del collo che dona sweetness, dolcezza ai nostri burger, abbiamo del brisket che dona juicy, succosità, dopodiché abbiamo una parte di short ribs, che sarebbe la parte del costato, che dona flavor, intenso sapore di carne. Chiaramente vi consiglio il 226 Original Sakura perché è l'hamburger degli americani, l'unica cosa che sanno fare molto bene, però noi sappiamo farla meglio perché ci mettiamo la carne buona alla linea Sakura. Fate una cosa, grazie a tutti e amici di Piacemi Ancora, amici di Michelusso, taglia! Allora, il taglio così, il pan brioche mi soffre un po', mi viene schiacciato. Il coltello lo posso in ammazzarlo, non taglia tanto. Oppure non l'ho schiacciato il pan brioche, è troppo morbiduccio, però è buono. Ed eccolo qui, il nostro hamburger di Lionel Messi che mi si è smontato, ma ci sta. E allora, sapete che facciamo? Ce lo mangiamo in un boccone, dobbiamo riuscire a prendere tutti gli ingredienti possibili. Ci sto ancora pensando, ragazzi, al giudizio finale, però mi era venuta una curiosità. Ma se io volessi replicare questo hamburger a casa, quanto mi costerebbe? Allora, la risposta ce la dà Paola, grande amica di Bracemi Ancora, chef specializzata in food cost. Ciao Michele, ciao amici di Bracemi Ancora. Allora, parliamo del cost food di questo panino, molto interessante. Vi dico immediatamente che questo panino dovrebbe costare tendenzialmente tra i 4 e 5 euro rispetto agli ingredienti che sono all'interno. Non dimentichiamoci che c'è un pan brioche che di per sé ha un costo abbastanza elevato. Il problema è che per farlo a casa dovete comprare una quantità superiore di ogni ingrediente, perché non è che prendi 20 grammi di cipolla, un uovo solo, eccetera eccetera. Quindi secondo me conviene andarlo a mangiare nel posto dove lo cucinano. Io vi saluto, sono in servizio e vi do un grande ciao, vi voglio bene. Assaggiamo pure la metà, quello, diciamo, il panino basic, che soffre di meno al taglio perché ci sono meno ingredienti, ma anche perché ho tolto io un medaglione di carne, un hamburger l'ho tolto. Vediamo com'è. Ragazzi, considerazioni finali: se dovete scegliere tra i due, il mio consiglio è di prendere quello con l'uovo e le patatine, perché mangiate davvero di più. Sono trascorsi un paio di minuti da quando ho dato l'ultimo morso e mi è rimasto in bocca il piccantino della salsa e del chorizo, e a me, che sono un amante del piccante, questa cosa piace tantissimo. Ma io sono un grande amante del piccante, è un piccante soft, è un entry level per quanto riguarda la piccantezza, però è molto piacevole, a me piace. L'hamburger da 18 grammi è credibile, è credibile. Quello da 11,75 è un po' fiacchetto. Sinceramente io ho in mente Messi, le sue gesta sportive, diciamo il suo personaggio, che è tanta roba, allora lo accosto più a questo qui con l'uovo. Ora, se lo dovessimo classificare in una scala, non è un hamburger gourmet, cioè non è un hamburger che trovate in un'hamburgeria gourmet o raffinatissimo nella sua ricerca, è un hamburger che viene riprodotto in scala, quindi per essere riprodotto in scala hanno fatto un buon lavoro. Non è nemmeno paragonabile però all'hamburger di McDonald's, con tutto il lavoro del mondo per McDonald's. Se qui c'è l'hamburger di McDonald's e qui c'è un super hamburger gourmet, questo si piazza esattamente al centro. 18,50 euro sono tanti, sono pochi? Secondo me sono giusti. Anche perché ti mangi l'hamburger di Messi, c'è il brand Messi, c'è tutta, diciamo, c'è l'ambientazione, e poi stai all'Hard Rock Café, che è un museo praticamente dove si mangia. Se vi piace il luogo, se vi piace la location, se vi piace la filosofia di questo posto, 18,50 euro ci stanno. Le patatine ne ho mangiate di migliori in vita mia, ma va bene, vanno giù tranquillamente. Servizio veloce, perché alla fine in 15 minuti ci hanno portato il panino.
e non si aspettavano della nostra visita, quindi siamo arrivati, ci siamo seduti, abbiamo ordinato. Mi è rimasta, ragazzi, solo una grande curiosità: ma io quante calorie ho ingurgitato mangiando il mio panino da 380 grammi? Ce lo dice Carmen, grande amica di Braciami Ancora e nutrizionista che mi fa sempre il conteggio preciso delle calorie. Carmen, quanti giorni devo stare a dieta adesso? Allora, eccomi qui come al solito a fare la guastafeste della situazione. Beh, con questo panino ti sei dato da fare, eh? Ci sono solamente 340 grammi di hamburger di carne rossa che ci fanno schizzare le calorie e soprattutto i grassi, quindi facendo un calcolo approssimativo, perché quando parliamo di calorie il calcolo è sempre approssimativo, soprattutto per questi piatti comunque laboriosi, siamo sulle 1200 calorie, quindi non voglio farti avvilire, ma dovrai darci dentro per smaltire questo panino. Spero almeno ne sia valsa la pena. Secondo quello che mi ha detto Carmen, devo fare 2 ore e mezza di camminata a passo veloce per smaltire l'hamburger di Messi, oppure una partita a calcetto se corro tanto e mi sforzo parecchio. Abbiamo analizzato da un punto di vista sicuramente singolare questo hamburger, che è una vera e propria, diciamo, mossa di marketing. Ditemi la vostra, vi ricordo alcune cose: la prima, iscrivetevi al canale; la seconda, se volete avere informazioni dei nostri hamburger, scrivetemi a Michele Chiocciola Braciamiancora.com. Se invece siete interessati ai prodotti di Fabio Galli, seguitelo su Instagram e contattatelo. Grazie a Drog Caffè per averci dato questo angoletto a disposizione in questa giornata e spero di avervi raccontato tutto e di essere stato, come al solito, esauriente e di avervi messo fame. Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!